Da quando hai iniziato questa passione per la musica? Da sempre, in realtà. Fin da Sì. quando ero bambina ho sempre cantato con i microfoni di Hannah Montana che mi Ah, ecco. regalavano i miei genitori. Ho sempre fatto finta di partecipare a Sanremo. Ogni anno da bambina organizzavo una specie di talent a casa mia per i miei genitori in cui cantavo le canzoni di Sanremo. E ovviamente vincevo sempre io. Però mi piaceva un sacco il mondo della musica. Poi mio papà, lui suonava la batteria, ha sempre cantato in casa, quindi l'ho un po' preso da lui. Tutto il lato artistico l'ho un po' preso da lui in realtà, perché disegno come disegna lui, quindi un po' da sempre. Poi seriamente invece da, penso, prima liceo, quindi saranno ormai 6 anni fa, più o meno, quando ho iniziato a cantare per i musical, perché ho fatto parte di una compagnia di musical per 4 anni e quindi da lì poi ho continuato, non ho più smesso. Capito. Di dove sei? Di un paese che si chiama Alba, vicino in provincia di Cuneo, in Piemonte, dove fanno la Nutella. Ah, buono. Quindi ce l'hai sempre a portata di mano, dai. Purtroppo. È il genere musicale che ti piace? Allora, io ho spaziato tantissimo, veramente, ho passato degli anni ad ascoltare metal, hard rock, poi invece ho cambiato, sono andata sul reggae, poi sul soul, adesso un po' di tutto, ma principalmente soul, funky, indie, cantautorato, un po' di tutto. Mi piace ascoltare roba nuova. Ah, e suoni, hai detto che suoni, ho Sì, imparato a suono suonare l'ukulele. l'ukulele da 5 anni e invece da pochissimo ho iniziato a suonicchiare la tastiera. E il basso. Mi è piaciuto quando ho visto un video su Instagram dell'ukulele, te l'ho già detto. Lo suoni benissimo, quindi. Grazie. Però ho visto che invece il nuovo singolo è un po' distante dall'ukulele. Parecchio. Come mai questa scelta? Ma diciamo che io ho sempre suonicchiato con l'ukulele, ho sempre scritto le mie canzoni con l'ukulele. Poi non ho mai voluto fare niente in realtà, cioè le tenevo lì per me, era una cosa un po' più personale, legata più a me, uno sfogo che facevo quando ne avevo bisogno, suonare e scrivere con l'ukulele. Poi ho preso la tastiera e ho detto, ma proviamo. Ho iniziato a giochicchiarci un po', a provare a fare qualche accordo e mi è uscito mi sono usciti gli accordi di Passepartout. Da lì ho detto, ma potrebbe uscire qualcosa di interessante. Allora mi sono messa in contatto con Sonny, che è il produttore che ha prodotto appunto Passepartout, e a me piace moltissimo la musica che fa lui, come produce lui, come lavora. E allora ho detto, ma proviamo. E ci siamo messi lì in studio, abbiamo provato e l'esperimento è appunto Riuscito. Passepartout. Sì, è uscito bene, sì. Come lo descrivi come genere il singolo per chi ancora non l'ha ascoltato? Proverei a dire un pop alternative, però è strano perché il cantato me lo immagino molto più indie, almeno all'inizio era così, però un mix di generi diversi. Sì, infatti, io che l'ho ascoltato posso confermare. Ma volendo realizzare un disco, se c'è in programma un disco, che genere tratteresti? Sempre simile al singolo che hai pubblicato o spazieresti? Diciamo che il singolo che ho pubblicato è un po' la mia prima impronta digitale. Vorrei mantenere quel genere lì, ovviamente spaziando un po'. Ad esempio, il prossimo singolo che uscirà è un po' più diverso, non è magari ripetitivo come a livello di testo, come Passepartout, è un po' più diverso, un po' più, forse un po' più indie. Però comunque l'impronta di Sonny c'è e io ho scelto lui perché a me piaceva lui. Quindi voglio che si senta anche ancora questa atmosfera di fusione tra i due generi. Quindi i pezzi li scrivi tu e Sì, a i temi che parte le... tratti, Come? Intanto, solitamente. io sono una ragazzina, sono romantica. Diciamo che un po' di tutto, però quelli che usciranno, Passepartout, e poi la prossima canzone sono storie d'amore.
Perché hai quanti anni hai? Quindi 21. perché me la creo un po' io la biografia da scrivere. 31-21. 21. 21-21, ok. E quindi mi hai detto che ti piacciono un po' quei generi metal, funky, però tipo al momento qual è il cantante che segui o comunque che ti sei ispirata? Beh, diciamo che fin da subito, se le mie canzoni si ascoltano soltanto con l'ukulele, possono ricordare parecchio Levante. Perché io l'adoro tantissimo, cioè il modo che ha di scrivere mi fa impazzire, mi piace proprio lei come artista. E quindi ho preso un po' di ispirazione un po' in realtà da tutti, però forse sì, forse è più riconoscibile, sono più vicina a lei come modo di scrivere. Le, con Levante sì, però il singolo invece un po' a chi ti sei ispirato? C'è un qualcuno in particolare? In quel periodo stavo ascoltando molto Billie Eilish, a dire Ah, il vero. è vero, Tantissimo. c'è Cioè, in molto. realtà la conoscevo già, ma non l'ho mai ascoltata. Non so per quale motivo, in realtà, però ascoltandola parecchio ho trovato quel giro di accordi e ho detto, ma qualcosa potrebbe forse ricordare, non lo so. Infatti. Ma in questo periodo, ad esempio, di quarantena, stai scrivendo altro? Sì. Come passi il tempo? Ci Sì. sto provando, cioè in realtà ho già scritto qualcosa, però io prendo tantissima ispirazione da elementi esterni. Io a me basta uscire, vedere qualcosa che mi fa pensare altro, mi dà idee. Io stando in casa mi sento un po' più prosciugata artisticamente, però ci sto scrivendo, sì. Non potrei non farlo, ormai è un'abitudine. Beh, dai, sì, anche suonare magari Quello in tutto il compagnia. giorno, infatti, mia madre e mia sorella non mi sopportano più, talmente suono e canto tutto il giorno. Dai, almeno ci sta, dai. Ma componi anche quindi i pezzi, la musica tua. Io scrivo accordi e testo e poi li porto a Sonny e Sonny me li produce. Ah, perfetto, perfetto. Ma invece sei iscritto a qualche etichetta discografica o al momento ancora no? Sono proprio bocciata ora, sono appena uscita dalla mia tana e per il momento E quali sono le prospettive future? no. Mi piacerebbe tantissimo continuare a lavorare con Sonny, almeno fino al primo EP, questo è sicuro. E spero di entrare magari sotto un'etichetta, mi piacerebbe. Però per ora sto pensando a far uscire dei singoli e poi penserò magari a fine anno per l'EP. Vedremo. Non hai provato a partecipare ai talent? Non ancora, però ci sto pensando. Ma qual è il talent che ti ispira di più? Ma di famosi famosi? X Factor, The Voice, sono quelli che mi ispirano di più. Anche quelli più conosciuti alla fine. Amici, non lo so. Non lo so, non l'ho mai seguito più di tanto in realtà. Non lo so. Quindi ti Possibile. ispira più X Factor, però. Sì. Ma anche in realtà The Voice X Factor per me sono sullo stesso piano. Poi mi si presentasse l'opportunità di andare anche da Amici. Comunque non rifiuterei. Ad esempio, un po' le seguite sia The Voice che X Factor, quindi il cambio dei giudici che ci sono stati, quale sarebbe il tuo giudice ideale? Non lo so, in realtà è difficile. Se potessi scegliere di fare negli anni passati, ma negli anni proprio passati, sceglierei Mika. Come va a scegliere mica? No, Non lo so, ma proprio come persona mi sa di coach bravissimo. Non lo so, mi ispira proprio a livello di persona. Io do un sacco vabbè. peso a queste cose, non dovrei però. Se le persone mi fanno a genio, a pelle, è meglio. Invece live hai fatto qualcosa già o niente? Allora, a parte i musical, gli spettacoli di teatro in cui mi sono esibita live per le prime volte nei palchi un po' più grossi,
poi sempre nella mia zona, era un gruppetto piccolo, però quelle sono state le prime volte. Poi, man mano che andavo avanti il tempo, non mi accontentavo di esibirmi una volta o due l'anno, e così ho iniziato a mettere su gruppetti con i quali fare cover, e quindi live in giro per intrattenere serate, sempre però facendo cover, sempre. Paese, ovviamente. Quindi live non l'hai mai esibita questo singolo. Mai, mai, mai. Quindi stai creando già la scaletta per i prossimi. ritornando però al nome d'arte, da dove viene questa questo Bellissimo quando me lo chiedono. È strano, ma non me lo chiede quasi mai nessuno. Pochissime persone me l'hanno chiesto. Allora, è un aneddoto divertente, ne stavo parlando oggi con la mia migliore amica, perché deriva tutto da lei. In pratica, qualche anno fa, mi ha raccontato una storia traumatica della sua vita in cui c'entravano le Metcalfe, che sono degli insettini piccolini, violacei, che saltellano, sono tipo farfalline, saltellano nei prati. Sono quelle fastidiose, no? Mi ha raccontato un aneddoto in cui c'entravano queste Metcalfe, in cui è rimasta traumatizzata, da lì ho detto, ma Metcalfe, un nome figo. Però Matt, la T mi ingombrava un po', allora l'ho tolto, ho detto McAlpha. E praticamente appunto questi insettini sono insettini che vanno sulle piante e lasciano delle sostanze zuccherine che prendono le api. Quindi per gli apicoltori è veramente una benedizione l'arrivo di questo insetto, ma allo stesso tempo per gli agricoltori. No, è tipo una maledizione perché questi insettini rovinano le piante. E io mi vedo un po' così. Quindi, Sì, rovini piante. vabbè, in maniera molto metaforica, scelto questo perché per la cosa zuccherina. il fatto di essere a volte una sorta di benedizione e altre una maledizione, dipende. Per le persone posso essere una e l'altra. Quindi, hai detto che al momento non c'è comunque un disco, un programma, però un nuovo singolo. Però per adesso voglio continuare a far uscire singoli per farmi scoprire un po' piano piano. E l'altro singolo esce, si può dire, quando esce una sorpresa. Non è ancora, cioè è prestabilita, ma non è ancora uscita. Comunque sarà a maggio. Ma metterai in questo EP solo tuoi singoli? O come fanno molti, inseriscono anche cover dove si sentono se stessi. Non penso inserirò cover. Per adesso, appunto, voglio far uscire i singoli e poi l'EP, penso, sarà una raccolta di 5-6 canzoni inedite e niente cover per ora. Poi non si sa mai, però nel mio progetto per ora non ci sono cover. Parla di un amore finito. Qualcosa però che non lo fa pesare. È più un sentimento di liberazione. Infatti, quando dico che tanto non ho un passepartout, è per dire che non ho una chiave che mi può aprire quando vuole. Sono libera. Però comunque è un amore che c'è, che rimane nel tempo, ma allo stesso tempo mi lascia andare. Ti ispiri molto sulla vita tua personale, quindi è un po' biografico. Dipende dalle volte. In questo caso sono andata non proprio sul personale, perché ad esempio il prossimo pezzo che uscirà sarà molto più personale, Perché tra decisamente. si può sapere un po' almeno. È un pezzo su una persona che sarebbe dovuta partire, andare a lavorare in nave e quindi non ci saremmo più visti. Allora, questo nuovo singolo si chiama. Ah, Non è vero. ok. Comunque, ne ho già parlato un po' prima. Vabbè, dai, sentiamolo, dai. Spero che si senta bene. Proviamo, vediamo. Speriamo. Si sente? Sì. Lo sai, non è poi così facile
sentirsi fragile in questo vortice che non si arresta mai. E non mi importa se un giorno te ne andrai, aspetterò ancora con i tuoi guai. E non è vero che non avrò cura di te. E non è facile lasciare un pezzo di me. Ricordi di un caffè e delle favole di come noi saremo prima o poi. Ma i marinai che all'alba partono aspettano le onde, non tardano. E non è vero che non avrò cura di te. E non è facile lasciare un pezzo di me. E non è vero che